Nel XVI secolo Giordano Bruno affermava che la Terra non era l'unico pianeta esistente, ma che là fuori ci sono molti altri soli e molti altri mondi come la Terra. Beh, per questa affermazione fu bruciato vivo perché considerato eretico. Per fortuna oggi siamo nel XXI secolo e sappiamo che ci sono più di 4300 esopianeti che orbitano attorno ad altre stelle e nessuno viene bruciato per dire questo. Nei video precedenti abbiamo visto cosa sono gli esopianeti, come vengono trovati ed oggi vediamo come trovare i pianeti abitabili. Parleremo di questo e molto altro su Cosmos. 3, 2, 1, 0, all engine running. Benvenuti nella stazione spaziale di Cosmos. Se siete nuovi su questo canale, dovete sapere che mi trovo su una stazione spaziale ad anello rotante e questo che vedete alle mie spalle è il laboratorio scientifico dal quale trasmetto le puntate di Cosmos Science. È incredibile come la vita sulla Terra si sia sviluppata in ogni angolo del pianeta. Ci sono organismi che vivono nelle calde sorgenti idrotermali, altri nei freddi ghiacciai dell'Antartide, e la vita esiste da circa 4 miliardi di anni. Quindi verrebbe da pensare che anche sugli altri pianeti la vita abbia potuto formarsi nonostante alcune condizioni apparentemente estreme. Sappiamo che gli ingredienti per formare la vita sono presenti qui, nel nostro sistema solare, ma anche fuori. Gli studi basati su come funziona la vita sulla Terra ci hanno permesso di capire quali sono i segnali lasciati dalla vita stessa. Dunque quello che facciamo è di cercare questi segnali sugli altri pianeti. Ma l'universo è molto vasto, quindi dove dobbiamo guardare per trovare pianeti simili alla Terra? Gli scienziati hanno studiato l'importanza della distanza tra la stella e il pianeta e quali dimensioni deve avere il pianeta per far sì che ci possa essere una biosfera come quella che abbiamo sul nostro pianeta. Per pianeti potenzialmente abitabili si intendono quei pianeti che hanno particolari condizioni adatte ad ospitare la vita. Una delle caratteristiche principali che viene considerata per cercare pianeti abitabili è la presenza di acqua allo stato liquido, perché sappiamo che l'acqua è l'elemento fondamentale per la vita, almeno per come la conosciamo oggi. L'acqua liquida può formarsi nella zona abitabile, chiamata anche Goldilocks Zone, che esprime il concetto che un pianeta non può essere troppo vicino alla stella, altrimenti le alte temperature farebbero evaporare i suoi oceani, è eccessivamente lontano, altrimenti le temperature troppo fredde ghiaccerebbero l'acqua. La soluzione giusta è nel mezzo, in modo che l'acqua sia allo stato liquido. Nel nostro sistema solare, ad esempio, la zona abitabile va da Venere, che è troppo caldo e privo di oceani, a Marte, che è troppo freddo. La Terra si trova proprio in mezzo. Perciò gli esopianeti abitabili devono trovarsi in questa zona per avere acqua liquida sulla loro superficie. Le stelle hanno diverse temperature e quindi ognuna ha la sua zona abitabile. Nella Via Lattea abbiamo diversi tipi di stelle che sono classificate in base alla loro temperatura. Trovate un mio video sulla classificazione stellare. Le stelle più fredde sono di colore rosso, mentre le stelle più calde sono quelle di colore blu. Ora pensiamo al colore emesso dalla fiamma di un accendino. Possiamo sentirlo con la mano a pochi centimetri di distanza perché è una debole fiamma, mentre il calore di un bel camino acceso lo possiamo sentire anche ad un paio di metri. Da questo grafico possiamo vedere come la zona abitabile varia a seconda della stella. Per le piccole e fredde nane rosse, la zona abitabile è vicino alla stella ed è poco estesa, mentre per le stelle più calde la zona abitabile è più lontana ed è maggiormente estesa. I pianeti che orbitano attorno alle nane rosse, come per la piccola fiamma di un accendino, devono trovarsi vicino alla stella ed hanno poco spazio per orbitare nella zona abitabile, quindi sono vicini tra di loro. Mentre per le stelle più calde, i pianeti sono più lontani ed hanno una zona abitabile maggiore dove formarsi. I pianeti attorno alle nane rosse sono bloccati marealmente, cioè rivolgono sempre la stessa faccia verso la stella, perciò non hanno un ciclo giorno-notte. Una faccia è sempre costantemente riscaldata, mentre quella dalla parte opposta no. Una densa atmosfera consentirebbe di distribuire il calore anche nella faccia notturna. Le stelle di classe M sono le più comuni nella nostra galassia. Emettono violenti brillamenti molto più forti del nostro Sole ed i pianeti nella zona abitabile, essendo così vicini alla stella, sono molto esposti ai raggi ultravioletti e raggi X. Questo renderebbe difficile la presenza della vita. Grazie agli studi effettuati sul Sole conosciamo bene le stelle di classe G,
ma le nane gialle sono poco comuni, perciò non è facile trovare un pianeta attorno a queste stelle. Tra l'altro, la zona abitabile porterebbe il pianeta ad orbitare ad una notevole distanza dalla stella, rendendo difficile il rilevamento. Kepler-452b è un esopianeta roccioso che si trova nella zona abitabile di una stella simile al nostro Sole. Tra le nane gialle e le nane rosse abbiamo le stelle intermedie, chiamate nane arancioni, che appartengono alla classe K. Forse il posto ideale dove trovare pianeti abitabili è attorno a queste stelle. La sequenza principale è quella fase in cui una stella converte l'idrogeno in elio, mantenendosi in equilibrio, proprio come fa il nostro Sole. Secondo uno studio, le nane arancioni, avendo una durata della sequenza principale maggiore rispetto alle stelle di tipo solare, garantirebbero più tempo alle eventuali forme di vita di svilupparsi. Le nane arancioni sono leggermente più piccole e fredde del nostro Sole, ma sono quasi 3 volte più abbondanti, e possono vivere nella sequenza principale anche per 45 miliardi di anni, a differenza dei 10 miliardi di anni del nostro Sole. Quando le stelle escono dalla sequenza principale, si trasformano in giganti rosse e tendono ad espandere gli strati più esterni e la loro zona abitabile si sposta verso l'esterno. Un pianeta che si trova nella zona abitabile perciò si trasformerebbe in un pianeta arido e rovente. Ecco, le stelle di classe K mantengono più stabile la loro zona abitabile grazie alla loro lunga durata nella sequenza principale. Inoltre queste stelle non emettono radiazioni così violente come le stelle più piccole, le nane rosse, quindi sono più ospitali per sostenere la vita. Perciò i pianeti attorno a queste stelle avrebbero maggiore possibilità di essere abitabili. Kepler-442b è un pianeta che orbita attorno ad una stella di classe K nella zona abitabile, con una massa poco più del doppio di quella terrestre. E questo è un ottimo candidato per essere un pianeta abitabile. Non basta che un pianeta sia nella zona abitabile, ma deve avere anche alcune caratteristiche affinché possa ospitare la vita. I pianeti dovrebbero essere abbastanza vecchi per dare tempo alla vita di formarsi, e abbiamo introdotto il concetto di pianeti superabitabili, cioè con condizioni addirittura migliori rispetto a quelle che abbiamo sulla Terra. Infatti, secondo alcuni studi, sarebbe meglio se un pianeta fosse più vecchio della Terra, ma non troppo da perdere il suo calore. Diciamo che l'età ideale dovrebbe essere tra i 5 e gli 8 miliardi di anni, mentre la nostra Terra ha un'età di circa 4,5 miliardi di anni. L'orbita del pianeta non deve essere troppo eccentrica, ma il più possibile circolare, in modo che il pianeta non si allontani e si avvicini troppo dalla stella, altrimenti ci sarebbero eccessive escursioni di temperatura. Un altro parametro da considerare è la rotazione del pianeta attorno al proprio asse. La rotazione, come avviene per la Terra, genera un campo magnetico che lo protegge dalle violenti radiazioni della stella. Un fattore che potrebbe rendere il pianeta più abitabile è la massa. Prendiamo come esempio la nostra Luna, che tecnicamente è nel posto giusto perché si trova in mezzo alla zona abitabile proprio come la Terra. Riceve la giusta quantità di energia dal Sole, eppure non vediamo prati verdi e alberi crescere sulla Luna. Questo perché è troppo piccola per mantenere un'atmosfera. Infatti, un pianeta che è 1,5 volte più massiccio della Terra significa che una gravità più forte è in grado di mantenere l'atmosfera più a lungo. Il pianeta però non deve essere così massiccio da trattenere troppo idrogeno diventando così un gigante gassoso. Come abbiamo detto, l'acqua è essenziale per la vita. Perciò un pianeta che avesse anche più acqua di quanta ce ne sia sulla Terra sarebbe maggiormente abitabile, soprattutto se è presente sotto forma di nuvole e vapore. Perciò l'umidità, unita ad una temperatura media di 5 gradi più alta, sempre rispetto alla Terra, sarebbero le condizioni ideali. Abbiamo trovato molti pianeti che si trovano nella zona abitabile, dai quali cercare i segni lasciati da eventuale presenza di vita. Negli ultimi anni si sono trovati migliaia di esopianeti in orbita attorno ad altre stelle, gran parte grazie al telescopio spaziale Kepler. Gli astrofisici hanno scoperto un numero incredibile di mondi delle giuste dimensioni e alla giusta distanza dalla loro stella, avere condizioni potenzialmente simili alla Terra. Una cosa meravigliosa è che la vita sulla Terra si è adattata ad ambienti davvero estremi, dal caldo infernale del deserto ai bui e freddi fondali dell'oceano. Osservando la Terra abbiamo capito che gli ingredienti perché su un pianeta ci sia la vita sono acqua liquida e un'atmosfera con i giusti gas. Nel nostro sistema solare abbiamo lune molto interessanti che contengono acqua.
Una ad esempio è Europa, luna di Giove, e l'altra è Encelado, luna di Saturno, che addirittura emette dei veri e propri geyser. Sotto la superficie ghiacciata potrebbero esserci vasti oceani proprio come quelli terrestri. Come ci hanno segnato i Pink Floyd, quando la luce attraversa un prisma si separa in onde con colori che vanno dal viola al rosso. Questo è il cosiddetto spettro visibile. Quando la luce di una stella attraversa l'atmosfera di un esopianeta e poi arriva a noi, succede la stessa cosa ma con una differenza. Le sostanze chimiche e i gas presenti nell'atmosfera degli esopianeti possono assorbire sezioni dello spettro elettromagnetico lasciando alcuni spazi neri. Questi rappresentano le lunghezze d'onda che non ci sono arrivate perché sono state assorbite dall'atmosfera del pianeta. La cosa affascinante è che ogni elemento chimico trattiene sempre la stessa luce, perciò è come se avesse un suo codice a barre. Queste linee vengono chiamate linee spettrali. Le fette mancanti dello spettro della luce ci dicono quindi quali componenti sono presenti nell'atmosfera del pianeta. Un altro modo per capire se un pianeta è abitabile è quello di cercare ossigeno e metano nella sua atmosfera. Solo se questi due gas vengono prodotti velocemente possono essere contemporaneamente presenti nella stessa atmosfera. E l'unico modo che noi conosciamo per far sì che questo accada è che vengano prodotti da esseri viventi. Solo se su un pianeta roccioso è presente vapore acqueo nella sua atmosfera, allora c'è anche acqua liquida sulla sua superficie. Oppure quello che potremmo leggere su un codice a barre è la combustione di idrocarburi, in altre parole smog. Anche senza vedere direttamente la tecnologia avanzata di una civiltà aliena, potremmo affermare di non essere gli unici ad inquinare. Tutto questo però si basa su forme di vita simili alla nostra, ma potrebbero esserci combinazioni differenti di molecole attorno alla quale la vita aliena si è formata e noi non le riconosceremmo come segnali biologici. Gli scienziati hanno lavorato molti anni per trovare combinazioni di elementi come ossigeno, idrogeno, carbonio, azoto e creare molecole differenti da quelle che vediamo sulla Terra. Però è difficile capire quali siano le molecole biologicamente adatte per la vita e quali no. Perciò trovare segni di vita su altri pianeti non è facile, potremmo addirittura averli sotto gli occhi ma non rendercene conto. Un altro elemento che gli scienziati potrebbero cercare negli esopianeti sono i segni che gli esseri viventi lasciano sul pianeta, come ad esempio i colori delle piante o delle alghe negli oceani. La Terra vista dallo spazio mostra in maniera evidente la presenza di vegetazione. Le piante sono verdi perché assorbono la luce del sole tranne quella verde. Ma le piante sugli altri esopianeti si adatterebbero allo spettro della loro luce. Ad esempio le nane rosse sono stelle meno luminose del sole, quindi se delle piante crescessero su pianeti attorno a queste stelle, avendo poca luce a loro disposizione l'assorbirebbero tutta e la vegetazione sarebbe nera. Le piante attorno alle nane arancioni invece assumerebbero un colore dal giallo verso il rosso. Quindi sarebbero completamente diverse dalle piante della nostra Terra e i loro pianeti assumerebbero aspetti particolarmente affascinanti. Per ora non abbiamo telescopi così potenti da rilevare questo tipo di dettagli, ma visto i progressi e le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni, nei prossimi decenni potremmo osservare i colori di un pianeta extrasolare. In questa tabella possiamo vedere il numero degli esopianeti scoperti in base alla loro massa e alla distanza rispetto alla loro stella. La massa e la dimensione dei pianeti espressa in raggi terrestri aumentano da sinistra verso destra. Perciò a sinistra abbiamo piccoli pianeti rocciosi e a destra i giganti gassosi. I pianeti sono stati divisi in tre zone: zona calda, zona abitabile e zona fredda. In alto abbiamo la zona calda. I pianeti che si trovano qui significa che orbitano troppo vicini alla loro stella e non possono avere acqua liquida sulla loro superficie perché questa evaporerebbe. In mezzo abbiamo la zona abitabile. Se un pianeta orbita la giusta distanza dalla sua stella, potrebbero esserci le condizioni perché ci sia acqua allo stato liquido. Infine abbiamo la zona fredda. I pianeti che si trovano qui hanno temperature al di sotto dei 0 gradi Celsius. Quasi l'84% dei pianeti trovati orbitano nella zona calda e l'8,9% si trovano nella zona fredda, quindi sono pianeti che è difficile possano ospitare la vita. A noi interessano i pianeti che si trovano qui, perché è nella zona abitabile che potrebbe esserci acqua liquida. Solo il 6% dei pianeti trovati si trovano in questa zona, e se consideriamo solo i pianeti di tipo terrestre, escludendo quelli gassosi, allora la percentuale si riduce notevolmente.
Infatti solo l'1,5% dei pianeti sono potenzialmente abitabili. Ad oggi abbiamo perciò scoperto circa 60 pianeti potenzialmente abitabili. L'Exoplanet Program della NASA ha come obiettivo finale quello di cercare segni inequivocabili di vita su altri pianeti. Raggiungere questo traguardo dipende da due fattori: da quanta vita c'è nella nostra galassia e quanto siamo fortunati a trovare il pianeta giusto. Il telescopio spaziale James Webb, tra le tante cose, osserverà la luce riflessa degli esopianeti per analizzare la composizione chimica della loro atmosfera e cercare tracce di ozono e metano generati da processi biologici. Sarà in grado di visualizzare eventuali differenze stagionali, la rotazione del pianeta e il clima. La nostra Terra è un piccolo granello di sabbia che orbita attorno ad una delle centinaia di miliardi di stelle che ci sono nella nostra galassia. Adesso abbiamo iniziato a cercare gli altri granelli di sabbia attorno a quelle stelle. Nel prossimo video vedremo nel dettaglio quali sono i pianeti potenzialmente abitabili. Se volete seguire le prossime puntate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica che vi avvisa quando sarà uscito un nuovo video. Questo è tutto, grazie per aver seguito.